Stefano Tura, col fatto che mangia poco, è molto salutista, cioè si tiene sempre in forma, camperà e farà questo festival fino alla morte, per cui è impossibile sostituirlo. Un'antologia, sono quattro racconti, sono neri, sono in ottima compagnia perché sono con Gabriella Genisi, Mariolina Venezia e Marilu Oliva. E il mio racconto in particolare si intitola Doubt Death, è un racconto molto, molto scuro, molto poco rassicurante, anzi direi forse la cosa più scura che ho mai scritto. E la protagonista è Rachele, è una donna abbastanza borderline, insomma, sono abbastanza soddisfatta, anzi più che abbastanza, particolarmente soddisfatta di questo racconto perché è abbastanza cattivo. Dove traggo ispirazione? Ma tendenzialmente dalla cronaca, dal quotidiano, dai giornali, dalla strada, dalla frase che mi dice un amico, anche a Dostoevskij, Delitto e Castigo, lo maturò leggendo un fatto di cronaca sul giornale, per cui insomma è una cosa abbastanza frequente, ecco, però nell'osservazione della realtà.